parlerò tra pochissimo, cercare di monitorare anche queste prassi in una collaborazione istituzionale più ampia, per valutare come invece poter dare omogeneità non soltanto a livello di leggi, perché noi parliamo sempre di leggi e sicuramente saranno necessari degli interventi normativi, ma dobbiamo cercare di rendere omogenea anche la prassi applicativa di quelle leggi e magari replicare nelle varie regioni le best practice che si vengono a creare grazie proprio alla virtuosa collaborazione che c'è tra tutte le competenze coinvolte. Ecco, l'insufficiente filiera di controlli sul percorso dell'affidamento commisurato alla dimensione del fenomeno, proprio per quello che vi ho detto fino adesso, dobbiamo fare in modo che i controlli abbiano degli automatismi, a cui arriverò anche qui tra poco, e questo è molto legato al secondo punto, l'indefinita indicazione delle tempistiche relative all'andamento dell'affidamento. Noi oggi abbiamo dei percorsi di affidamento che nel non avere una tempistica predefinita rischiano di rendere i controlli efficaci a macchia di leopardo. Noi su questo dobbiamo assolutamente intervenire. Quando parlo di competenze coinvolte, sicuramente vi parlo di tutte le competenze che sono sedute al tavolo della squadra speciale per la protezione dei minori. Un ruolo fondamentale, oltre ai magistrati, ce l'hanno sicuramente i servizi sociali. Quelli che ho individuato lì, e cioè che abbiamo individuato lì, sono i settori in cui i servizi sociali, anche in base alle risposte che ci arrivano dagli uffici giudiziari, hanno un ruolo fondamentale e su cui dobbiamo investire in termini di sinergia tra i giudici, i magistrati, le procure e i servizi sociali. Parliamo delle relazioni dei casi su cui viene incentrata l'attività istruttoria dei magistrati, parliamo dell'individuazione del luogo di collocamento del minore e poi proprio di individuare la famiglia di collocamento in assenza di ambiente familiare idoneo per il minore. Come vedete, si tratta di settori delicatissimi. Le conclusioni a cui siamo arrivati in linea generale: innanzitutto l'importanza di aver raggiunto un risultato storico in termini di conoscenza e trasparenza, perché come ho detto prima, quando ci siamo incontrati con la squadra speciale, è come se lo Stato si fosse spogliato di una benda che fino ad ora gli aveva impedito di guardare a 360 gradi il fenomeno degli affidi e dei collocamenti su tutto il territorio nazionale. Chiaramente dobbiamo incentivare il dialogo e la collaborazione sulla base proprio di dati numerici che ci hanno dato la dimensione del fenomeno, e dobbiamo individuare le linee di intervento. Ora, a tal proposito, vi dico, e colgo questa occasione per dire, che il primo decreto che avevo firmato istituiva la fase 1 della squadra speciale di protezione dei bambini. Questa fase 1 arrivava al 30 novembre. Abbiamo lavorato tutti, giorno e notte, affinché si arrivasse al risultato di oggi 2 settimane prima del termine fissato, proprio perché volevamo che arrivasse un segnale forte in termini di azione dello Stato per proteggere i bambini nel nostro paese. Ora, una volta arrivato a questo, io oggi ho firmato un provvedimento che fa iniziare la fase 2 della squadra speciale, che sarà caratterizzata da un nuovo sviluppo. Cioè, noi, a me piace pensare a quello che abbiamo oggi come alle fondamenta di un lavoro che adesso deve essere realizzato, perché è necessaria una riflessione attenta di quei numeri che vi ho mostrato per cercare di capire cosa c'è dietro, come si distribuisce sul territorio, quali sono le sinergie che ci sono tra le varie competenze coinvolte. Per questo
innanzitutto abbiamo cominciato a individuare alcune linee di sviluppo. Continueremo a lavorare sulla banca dati affinché questa banca dati sia costantemente aggiornata e lavoreremo anche su possibili nuovi dati di sviluppo. Per quanto riguarda le modifiche legislative, io chiaramente adesso non vi do il dettaglio di una proposta di legge. La squadra doveva individuare delle possibili proposte, delle possibili linee di azione della maggioranza e del Parlamento. In questa fase noi abbiamo individuato sicuramente la necessità di prevedere un termine di scadenza dei collocamenti, salvo la possibilità di proroghe compiutamente motivate. Sarà necessaria l'introduzione dell'obbligo di monitoraggio semestrale del collegio che ha deliberato il collocamento, anche attraverso l'assegnazione del caso ad un giudice onorario facente parte del collegio deliberante. Quindi questi due dati cosa ci dicono? Che non solo dovremmo avere un termine finale di quel percorso, ma ci dovrà essere un monitoraggio costante da parte della giustizia su quello che sta accadendo nel percorso di quel minore. È necessaria, ora sui provvedimenti normativi dicevo non entro nel dettaglio, ma se c'è una cosa su cui diciamo c'è un feedback unanime da parte della squadra speciale e da parte anche di tutti gli addetti ai lavori è la revisione della disciplina dei collocamenti ex articolo 403 del codice civile, con la previsione di una tempestiva valutazione del collocamento da parte del Tribunale dei minori e con una definizione dei compiti della procura, ad esempio la previsione di un pubblico ministero di turno. Cioè il punto qual è? Che qui parliamo di provvedimenti di urgenza, ma è necessario che questi provvedimenti di urgenza abbiano un protocollo, diciamo, normativo che venga definito per legge e poi dettagliato nella prassi, però un protocollo normativo che dia la possibilità di evitare che l'urgenza rappresenti un momento in cui lo Stato non ha il controllo su un momento così delicato. Dopodiché un punto importante su cui il Ministero stava già lavorando, ma a questo punto ho voluto implementare il lavoro del Ministero all'interno di tutto il quadro di azione della squadra speciale, è lavorare sull'informatica. Entro circa 6 mesi anche i tribunali dei minori entreranno a far parte del processo civile telematico. Questo consentirà, visto che come vi ho detto prima, sono diversi gli uffici giudiziari coinvolti nella storia, magari di quello stesso minore, noi grazie all'informatica e allo sviluppo del processo civile telematico, chiaramente settorializzato in questa materia, avremo la possibilità di far dialogare anche gli uffici giudiziari, cioè di avere la storia del minore in maniera visibile e sicuramente più accessibile, proprio in termini di semplificazione dell'accesso e anche della raccolta del dato. Ci tengo a dire che questa seconda fase della squadra speciale si caratterizzerà per l'apertura rispetto alle altre istituzioni coinvolte. Cioè era necessario innanzitutto gettare le fondamenta e avere un primo confronto interno al Ministero della Giustizia, ma adesso sarà necessaria, e mia volontà, che vorrò condividere anche con gli altri ministri coinvolti con cui già ci siamo confrontati verbalmente, istituire dei protocolli che permettano adesso alla squadra speciale di poter usufruire di un dialogo e di un coinvolgimento che comprenda il Ministero della Famiglia. Io proprio domani incontro la ministra Bonetti, il Ministero del Lavoro, l'ANCI, perché voi sapete, e questo è un passaggio molto importante, come vi dicevo, le competenze spesso sono distribuite tra Stato, Regioni e Comuni. Noi coinvolgeremo l'ANCI e coinvolgeremo chiaramente anche la conferenza Stato-Regioni e coinvolgeremo anche, questo è uno dei risultati emersi proprio nella riunione di oggi, anche il Ministero della Salute.
Ora, di questa seconda fase chiaramente terremo aggiornati voi e i cittadini, perché mi piace il fatto che la trasparenza rappresenti un metodo sostanziale del lavoro degli uffici, cioè in un momento in cui qualcuno osa in Italia insinuare che ci sia la volontà di non voler nemmeno parlare di certe tematiche, noi oggi cancelliamo completamente questo dubbio e diciamo che questo ministero, i ministeri coinvolti e la maggioranza politica che oggi è al governo di questo paese ha concentrazione massima sulla materia degli affidi dei bambini, non solo per parlarne, che è un fatto importante e chiaramente deve essere denso di dati che possano rendere il parlare un momento di trasparenza vera, ma diciamo anche che stiamo agendo con azioni concrete, come vi ho detto, che ci vedono tutti uniti e compatti. A tal proposito, voglio dire anche, quando parlo di uniti e compatti, parlo non soltanto, ribadisco, dei ministeri, delle competenze, eccetera, ma proprio questo, permettetemi di dirlo con orgoglio, di tutti gli uffici giudiziari che hanno contribuito a questa prima raccolta dati, lo hanno fatto con la passione che caratterizza il lavoro della nostra magistratura e di tutti gli addetti ai lavori coinvolti in una materia così delicata. E uno degli spunti, vi dico, sono arrivati tanti spunti, come per esempio l'idea di avere un tribunale della famiglia, di cui si è tanto parlato. Oggi ci arrivano i primi spunti di riflessione, le prime risposte ai questionari che abbiamo diffuso all'interno degli uffici giudiziari. Ci tengo a dire che quando parliamo del tribunale della famiglia non parliamo di abolire o abrogare, come qualcuno dice, il Tribunale dei Minori. Il Tribunale dei Minori è qualcosa di che va custodito gelosamente, che rappresenta un modello a livello europeo. Si tratta, semmai, di rafforzare il Tribunale dei Minori, di farlo eventualmente diventare il Tribunale della Famiglia, quindi con tutta una serie di competenze in più che possano permettere alla magistratura e alla magistratura specializzata di non veder spezzettato il lavoro tra i vari uffici giudiziari. Un'ultima cosa a cui tengo, chiaramente noi lavoreremo anche. E voglio dirlo, questo non è l'unico lavoro che viene portato avanti. Voi sapete che c'è un lavoro che sta portando avanti l'ispettorato su casi specifici, l'ispettorato al Ministero, sapete che è in fase di elaborazione una commissione di inchiesta parlamentare, sapete che gli altri ministeri stanno lavorando e ci tengo a dire che oggi tutti gli ordini presenti all'interno della squadra ci hanno rappresentato che al loro interno hanno costituito gruppi di lavoro per cercare di porre la massima attenzione su questa materia. Continueremo a lavorare, continueremo anche a far sì che ci siano sempre più controlli, non con lo spirito del sospetto. Noi non c'è nessun sospetto sul lavoro che fanno gli addetti ai lavori, ma con lo spirito di chi dice ai cittadini, quando si parla di bambini si parla della priorità. Su questo noi, ribadisco, anche se fosse uno su 10.000, noi dobbiamo essere sicuri, per la delicatezza della materia, di quello che è il percorso e della garanzia proprio che quel percorso avvenga in totale sicurezza per il bambino. Quest'estate, quando a un certo punto si è posta la crisi di governo, del governo precedente, vi devo dire che il primo pensiero che ho avuto è stato a questo lavoro e a questo progetto, alla squadra speciale di tutela dei minori, pensando che un lavoro così prezioso sarebbe stato smarrito dallo Stato nei meandri delle dinamiche della politica che guarda soltanto ai sondaggi o ai possibili consensi.
Questo è quello che crea una crisi di governo, la discontinuità, che non è discontinuità semplicemente del lavoro delle istituzioni, ma è una discontinuità che poi crea danni alla qualità della vita dei cittadini, perché il lavoro che abbiamo fatto oggi rappresenta un lavoro prezioso per migliorare la protezione dei bambini nel nostro paese. Sono estremamente orgoglioso che questo rappresenti un motivo in più di soddisfazione, perché era già difficile arrivare con questi tempi a questi risultati. Noi ci siamo riusciti con una crisi di governo in mezzo, perché non abbiamo mai smesso di lavorare, consapevoli del fatto che il nostro lavoro ha come obiettivo non la politica che guarda a se stessa, ma ha come obiettivo i cittadini italiani e i soggetti più deboli prima di tutto, e chiaramente i bambini. Ora io passerei la parola alla dottoressa Casola, semplicemente perché voglio darvi alcuni dati tecnici sul metodo che è stato utilizzato, brevemente, perché so che siete qui da tanto tempo e io d'altronde mi sono dilungato. Grazie. Grazie signor Ministro e benvenuti tutti. E solo qualche elemento per tratteggiare anche questo lavoro di monitoraggio, come si è svolto e il suo valore. Voglio dire che quando il 31 luglio la squadra speciale neocostituita decise di avviare il monitoraggio immediatamente, quindi eravamo proprio prima dell'estate con una situazione un po' turbolenta, come diceva prima il Ministro, e ho pensato che soltanto la linea di dialogo e di fiducia che il Ministro Bonafede ha nel